sono praticamente beato tra le donne. Finalmente si è nata la signora. Se non abbiamo mai fatto così tanta vita notturna. È 1:30 di notte, siamo ancora in giro, ci hanno portato addirittura a vedere una cascata. Ci stanno viziando tantissimo. Thank you. It's really nice to meet you. If you come to Italy, you tell us. Abbiamo salutato tutta la famiglia di Parva, poi a tutti i costi ci hanno voluto accompagnare alla stazione degli autobus. Eccoci qua davanti, tra l'altro bella, moderna. E niente, quindi andiamo a vedere se c'è un autobus per la nostra destinazione di oggi, che è Qazvin. Comunque ragazzi, un'ospitalità in Iran incredibile. Cioè, con Parva siamo stati benissimo. Lei non parlava benissimo inglese, ma piano piano abbiamo raccolto un sacco di informazioni, un sacco di cose, ci ha raccontato la sua vita. È stata proprio una bellissima condivisione anche questa. Questo vediamo, ammazza quanto è grande. Alla faccia. Fatto il biglietto ragazzi, è un fedele compagno di viaggio, scatola 90, Paolo, sono io. Paolo Sig. Paolo Sig. Ci ha chiesto il nome e noi Paolo. Guarda come si scrive Paolo. Il tuo nome in farsi. No, in farsi no, in realtà questo... no, perché è sbagliato. Più o meno. Vabbè, comunque ragazzi, visto che è pomeriggio, visto che siamo abbastanza stanchi, visto che... Ci vogliono 4 ore di viaggio, allora abbiamo deciso di prenderci l'autobus. Sì, prendiamo l'autobus, ci è costato 4 euro a testa. Sì. E arriviamo abbastanza facilmente a Qazvin, poi sicuramente arriveremo fuori dal centro. E quindi ricapiremo. Perché tutti gli autobus in genere arrivano sempre lontani dal centro, quindi poi vediamo un po' come arrivare... Al centro. Stasera pensiamo di dormire in una bettola. Abbiamo già visto un po' di opzioni su Google Maps, le cerchiamo una a una su Google Maps, sono diverse bettole e quindi probabilmente andremo nella bettola. Intanto forse quello è il nostro autobus. Guarda la foto, guarda. Vedi? Andiamo a vedere? Sistemazione da VIP. Guarda che roba. C'è anche la TV qua davanti. Tipo aereo, sì, ma guarda intercontinentale. Quanto spazio c'è? Anche comunque fare chi fa la vita zaino in spalla in questo paese, lusso, comodissimo. Guarda che belli autobus. Quella mega cassa però non promette niente di buono. È qui la fermata, ci ha detto no, sedetevi, e invece era lì e quindi è andato dritto, stavano andando a Teheran e quindi se non glielo dicevamo andavano dritti. Adesso quindi cerchiamo un passaggio, ci ha fatto proprio arrabbiare perché glielo abbiamo detto, abbiamo chiesto all'autista, è Qazvin? No, che Qazvin? Esatto, vabbè, comunque siamo arrivati nel nulla, siamo in mezzo a niente, in mezzo all'autostrada, ci ha mollato qui. Vabbè. Oggi niente, non volevamo fare autostop, ma lo faremo. Porca miseria. Ok, merci. Abbiamo trovato il primo pezzetto, vediamo quanto ci mettiamo adesso. Ragazzi, si è un po' ristabilito l'ordine delle cose. Bene, diciamo. Dai, bene. Un ragazzo gentilissimo ci ha accompagnato praticamente quasi in centro. E anche se non ci veniva, però ci ha portato proprio fino qui. Adesso siamo a 1 chilometro dal centro, andiamo a piedi. Ce la facciamo a piedi, dai. Proviamo con questa Golshan Guest House. Allora, per trovare i posti dove dormire in Iran non è facile, Booking non funziona, non funzionano un sacco di siti, quindi noi dobbiamo un po' andare a tentativi, andare a chiedere in ogni posto, in ogni posto, in ogni posto. Vediamo sulla mappa, praticamente cerchiamo sulla mappa hotel, ostello, vediamo dove sono e andiamo a chiedere in pratica. Ah, che bello l'ingresso però, Questa è la nostra stanza, ragazzi. Eccola qua, abbiamo addirittura 3 letti, proprio in grandissima, ma vi faccio vedere il corridoio perché è un mix tra la scuola dove andavo io alle elementari e un ospedale psichiatrico. Adesso vado a vedere dove sono i bagni, che credo siano là in fondo.
Però la cosa bellissima è questo, guardate qua, che bel cortile interno, tranquillissimo. Abbiamo il ventilatore in camera, anche il lavandino, vediamo i bagni dove sono. Ma tutto uguale, 67. Abbiamo trovato subito, primo colpo, ci costa 2 milioni, che sono 6,50 euro circa. Ecco qua, questo è il bagno, bagni col turco classico, e qui c'è la shower, che però è chiusa a chiave, sai, bisogna chiederglielo. Noi l'abbiamo presa al volo, sarà che ogni volta che vediamo una bettola noi ci fiondiamo senza problemi. La conosciamo così ormai, primo colpo. Comunque, per evitare il problema che abbiamo avuto l'altra volta, cioè il topolino in camera con noi, stavolta teniamo la porta chiusa, così stiamo tranquilli. Meglio. Nella zona del mercato, che però è semi chiuso, e nel mercato passano anche le moto, quindi c'è anche traffico, vedete? Comodo fare la spesa così, no? E abbiamo incontrato intanto, eccoli qui, Terence e Deb. Adesso magari facciamo due chiacchiere meglio quando usciamo dal mercato e troviamo un posto un po' più tranquillo. Abbiamo preso questa novità, un dolce zuccheratissimo, si chiama faluda o falude, sono questi spaghettini con dello sciroppo sopra e poi una quetta lì sotto che dobbiamo assaggiare, vediamo com'è. Assaggia. Assaggiamo lo spaghettino ghiaccioso dolce. Strano? Di cosa sa? Lo scrivo. È uno spaghetto ghiacciato pieno di... Buona l'acqua di rose. Zucchero. Zuccheroso, amarenoso, amarenoso. Vabbè. Dobbiamo provarlo, dai. Proveremo e lo mangeremo tutto. Ovviamente. Ragazzi, dopo la spaghettata... Siamo due barboni. Siamo tutti barboni. Esatto. Dopo la spaghettata dolce, che abbiamo finito, però era un po' così, diciamo... Facciamo magari qualche domanda a Terence e Deborah. Eccoli! Eccoli qua! Li avevamo già incontrati a Tbilisi, però non avevamo avuto l'occasione di chiacchierare bene nel video, e quindi adesso facciamo una bella chiacchierata perché la loro storia è molto molto interessante. Loro sono due viaggiatori, che sono viaggiatori prima singoli e poi in coppia, perché si sono conosciuti in viaggio. La storia è bella, molto storia bella, bella. Sì. Adesso li mettiamo un po' in soggezione, esatto, un pochino, perché Paolo, è giusto. Perché... No, però è vero, è vero. Allora, Terence lo conosciamo tantissimo perché è partito un sacco di tempo fa e già lo conoscevamo sempre dai social, poi siamo incontrati qui in questa parte di mondo, e poi Deborah, che anche lei è in viaggio da un bel po'. E vi siete conosciuti proprio in viaggio? Ci siamo conosciuti in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda? In un ostello. Nuova Zelanda è il vostro posto nel mondo, perché sì. È successo tutto lì. Sì. Tra l'altro con un van. Esatto. Io ero appena arrivata in Nuova Zelanda. Sono scesa a fare colazione il primo giorno e ho visto questo... Il primo giorno in Nuova Zelanda? Il primo giorno siamo partiti col botto. Sì. Io ero già lì da 10 giorni. 10 giorni? Sì. Quindi siete andati a lavorare insieme alla fine, perché comunque Nuova Zelanda abbiamo genere... Abbiamo lavorato i primi 3 mesi in 2 ristoranti diversi, poi abbiamo comprato il van e siamo andati a fare le farm insieme. E vi siete fatti tutta la pandemia anni. Insieme? Tutta sì. La pandemia. Tutta la pandemia. Io ho una curiosità, perché entrambi hanno viaggiato tanto da soli prima di incontrarsi, di viaggiare in coppia. Quindi volevo capire i pro e i contro del viaggio da soli e del viaggio in coppia. Allora, per me non è stato così diverso da sola insieme a lui, perché avendo le stesse... Sì, non è stato uno shock. Lo stesso stile di viaggio, sì. Vogliamo fare le stesse cose, quindi non è che mi sento obbligata non mi a vedere in certi mente posti dei che compro. Vuoi vedere, diciamo. Che compro ci sono. No, anzi, spendiamo anche meno, perché comunque per... Sì, in due conviene, sì. Costa meno, sì. Io sono fortunato che lei mangia poco, quindi mangio anche quello che avanza da sola.
C'è da dire una cosa che sappiamo e non abbiamo ancora detto. Cosa? È che tu però conoscevi lui e lui non conosceva te quando vi siete incontrati. Cioè lui... per questo tu sentivi già qualcosa di affine. Io avevo già letto il suo primo libro e quindi lo conoscevo già abbastanza bene. Lo stello è andata così, che io stavo facendo la colazione, arriva lei e dice: ma tu sei Terence? E da lì è nato. Cioè questa cosa vi ha anche aiutato, perché fondamentalmente... A sciogliere il ghiaccio. Sì. Sapeva già tutti i miei lati peggiori. È stato un po' strano, perché io sapevo tutto di lui e lui non sapeva niente di me. Perché tu hai scritto un primo libro in cui invece racconti tutta un'altra esperienza. Sì, però. Anche scendendo un po' nei dettagli, un certo tipo. Ok. Più personali. Esatto. Sì. E lì invece... Era un libro molto intimo. Molto intimo. Ecco. Entrambi hanno scelto un percorso di vita un po' diverso, diciamo, da quello tradizionale, classico, no? E c'è per tutti qualcosa che ti fa scattare questa voglia di cambiamento, no? Qual è la vostra? Qualcosa che vi ha fatto dire parto, cambio vita? Per me, dopo l'università, io comunque ho sempre lavorato facendo le stagioni durante la scuola, l'università, eccetera. Dopo l'università ho cominciato a lavorare un lavoro normale in ufficio. E dopo il primo anno, dopo le due solite settimane di ferie, ho detto ma devo aspettare un altro anno per andare a combinare. Lì è dura. E quindi niente, dopo il primo anno mi sono licenziata, sono andata in Australia e poi cosa nasce cosa. Non sono più riuscita a tornare a quella vita. La mia storia è un po' lunga, diciamo che ero obeso ed era appena finita una lunga relazione, quindi... Ero un po' in crisi e ho pensato di partire. Sono partito per il Vietnam e dopo un mese ho detto no, ne voglio ancora, perché non mi basta. E da lì ho deciso anche di andare in Australia, perché volevo fare più soldi in Italia, al momento è difficile fare soldi. Quindi l'Australia è stato un po' il punto in comune per tutti e due, diciamo, no? Quello che è... Posto, sì, è il ponte di lancio per molte persone alla fine, perché succede a tante persone. Perché comunque sei lontano dalla famiglia, veramente in tutti i sensi. Puoi contare solo su te stesso veramente per la prima volta nella tua vita. Esatto, è un'altra lingua perché devi parlare l'inglese, devi cavartelo da solo. E comunque là si vive bene, vedi che la gente comunque lavora poco, si gode la vita. Gli stipendi sono comunque alti. Punto di partenza anche quando da giovani. Alla fine... Noi non lavoriamo da remoto, non facciamo nulla di queste cose qua, però lavorando in paesi in cui si guadagna bene e viaggiando in paesi in cui si spende poco. A noi piace poco, lavorare, a me piace lavorare, però devo ricevere uno stipendio adeguato, però io non schifo il lavoro in nessun modo. E il van come l'avete vissuta? La vita in van e anche la convivenza in van? Benissimo. No, ci manca avuto... tantissimo. Ci avete anche scritto un libro sulla vita in van lunga in Nuova Zelanda. Che è il nome Maori della Nuova Zelanda, Aotearoa. Il nostro van si chiamava Bianca anche. Cos'è che descrivete nel libro? Ah, questa esperienza in Nuova Zelanda durata 25 mesi. 25 mesi in van. Che doveva essere soltanto un anno. Doveva essere solo un anno. Tutte le persone strane, stranissime che abbiamo conosciuto. Aha. I lavori strani che abbiamo fatto. C'è anche un po' di amore e gossip. Un po' di amore, diciamo. Sì. Tanti posti, tante curiosità, tante leggende. La nostra esperienza con i Maori, anche perché ci siamo ritrovati a lavorare insieme a loro, visto che i confini erano chiusi eravamo solo più. Noi Maori. E la vostra parte di mondo preferita, escludendo la Nuova Zelanda? Se doveste scegliere, vorrei andare lì, mi piacerebbe viaggiare. Ok, Asia e anche Medio Oriente. Sì, io sono un po' matto e vorrei andare in Afghanistan. E anche per questo che hai imparato, sta imparando il farsi. Esatto. Sta imparando il farsi. Oddio, sto imparando. No. So leggere, so sto dire qualcosa. Sto facendo il modesto, sto facendo il modesto. Comunque non abbiamo ancora detto una cosa. Cosa ci fanno qui in Iran? Che ci fate qua? Bella domanda. Che ci fate qua? Che avete combinato? Chi siete? Che fate? Siamo partiti 3 mesi fa e la nostra prima destinazione è stata l'Iraq. L'Iraq. Che ha una pessima fama, ma è stato un paese meraviglioso. È stato proprio un viaggio contro gli stereotipi. Sì. Abbiamo trovato un'accoglienza incredibile.
ancora più che in Iran. A volte dire. Troppa forse. Troppa. Il paese è bellissimo perché c'ha davvero tantissima storia dall'antica Mesopotamia, quindi tantissimo da vedere. Non è ancora sviluppata turisticamente, diciamo che non ci sono mezzi di trasporto moderni o cose del genere. Però bello perché è veramente autentico. Eppure parlando, diciamo. Parlando un po' con qualcuno anche qua in Iran, cioè l'Iraq è visto un po' come un paese ricco rispetto all'Iran. Quindi è completamente, l'Iran è un paese moderno alla fine. Però l'Iraq è, sono benestanti. Noi ci aspettavamo comunque un paese devastato dalle bombe, tutte queste cose qui, invece no. C'hanno macchinoni. Anche loro la loro parte nuova della città, centri commerciali, sì. Brand occidentali, moderni. Non è assolutamente quello che ti aspetti. Gelaterie italiane, tutti i brand italiani della moda. Sì. E poi ci siamo trovati nel Caucaso. Abbiamo passato un mesetto tra Georgia e Armenia. Sì. Anche a noi, insomma. Tanto passano con la moto. Esatto. Non sono stati i nostri paesi preferiti, ecco, okay. Diciamo così. Dopo l'Iraq era difficile mantenere. Sì, è stata una botta. Sì. Siamo poi passati in Turchia anche noi. Sì. Senza il van. Senza il van. È diverso. È diverso, sì. Sì. Un po' di autostop, però, un po' di autobus. Però ci è piaciuto molto. È un paese immenso, la Turchia, noi ne abbiamo visto una piccola fetta. Ho fatto principalmente la parte est, dove la gente è un po' conservatrice, sì. Quasi più che in Iran, devo dire. Quindi avete questa passione, diciamo, per questi paesi un po' particolari, no? Diciamo, non è che tutti fuori, fanno questi fuori dai circuiti turistici, sì. Classici, diciamo. Ecco, quando eravamo in Turchia, in Cappadocia, piena di turisti. Quad. Sì, non ci è sembrata autentica. Cavalli, ecco. Cammelli. Sì. Poi ovviamente è più costosa, il cibo costa di più e non è quello vero, è molto. È che il problema dei posti turistici è che la gente del posto non è interessata ad avere un rapporto umano con te, ecco. Invece in Iraq e Iran sì, è tutto commercializzato, dal fare la foto sul punto panoramico, sì, alla foto sul cammello piuttosto che il cavallo, queste cose qua. Invece l'Iran è molto vero, abbiamo la possibilità di parlare con la gente, di conoscere la loro cultura. E anche voi qui in Iran state viaggiando un po' come noi, diciamo, couchsurfing, autostop e quello anche autobus, quello che è più comodo in quel momento. Sì. Adesso domanda, quelle le domande quelle più brutte, cioè il vostro paese del cuore, uno, e quello che vi è piaciuto di meno. Il migliore e il peggiore. Sì. Le domande più brutte queste. Beh, in questo momento direi ancora la Nuova Zelanda. Okay. Al numero uno. È un po' il paese che sentiamo come casa perché noi non abbiamo mai vissuto insieme. Ah, non l'abbiamo detto, ma noi ci siamo anche sposati in Nuova Zelanda. Abbiamo fatto. Lo sentiamo proprio come il nostro posto. Non abbiamo mai vissuto in Italia insieme. Sì. Il peggiore? Oddio, è brutto dire queste cose, però per ora il Caucaso non ci ha regalato grandi emozioni, diciamo. Allora, io dico Pakistan. Perché sì, per me è stata proprio un'avventura 4 anni fa, gran bel paese, gente meravigliosa. Paese peggiore Armenia. Armenia. Sì. Oddio, no, Egitto. Ah. Sì, se la giocano. L'Egitto non è stato un gran bel paese, ma la gente un po' opprimente, ecco. Leggermente pressante. Sì, 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 non è stata una bella esperienza. Comunque ragazzi, vi mettiamo in descrizione il link ai libri di Terence e di Deborah, così potete dare un'occhiata e farvi un'idea, anche perché vabbè, c'è un sacco di roba da scoprire. Ok, non è bella come quella italiana, non è grande come quella italiana, però è una pizza. Una pizza iraniana, siamo in Iran, però è una pizza iraniana. Eh sì, era il caso stasera di mangiarsi una bella pizzettina. La domanda è, con ketchup o senza ketchup? Senza! Però vabbè, magari un pezzettino, vediamo. Però ecco, direi di no. Buon appetito! Cos'è la cosa gialla? Ah, c'è un boo? Vediamo com'è. Adesso devi ridire la stessa cosa che hai detto appena l'hai addentata. Allora, primo assaggio, non te lo aspetti. Ti arriva una sorta di cosa dolce e dici, oh mio Dio, uibò, che cos'è? Proprio questo, dici, ok. Secondo invece morso, comincia un po', cioè il tuo palato si è abituato un pochettino, e allora cominci un po' ad accettare questi nuovi sapori. Ah,
Anche la consistenza è strana, no? È croccantina sotto e molliccia sopra. E comunque, vabbè, niente, dai. Voi cosa dite, ragazzi? Cioè, siamo diplomatici. Li abbiamo mangiate di milioni in Iran. Ok. Vabbè. Mettiamo il ketchup, magari. Non magari, ketchup. Magari è l'ingrediente che manca. Che belle queste rimpatriate tra italiani in Iran. Tra l'altro non abbiamo mai incontrato neanche un turista da quando siamo entrati in questo paese. Sì. E guarda chi ti capita, proprio italiani. Esatto. E vabbè, comunque ci conoscevamo, eravamo in contatto, quindi non è stata del tutto casuale. No, però ci sono anche altri italiani nella zona, quindi magari nei prossimi giorni riusciremo a incontrare anche altri amici. E che bella storia. Però, che bella storia. Bellissimo. Bella storia. Si incontrano in Nuova Zelanda, si sposa in Nuova Zelanda, passano tutta la pandemia in Nuova Zelanda, in un van. Insomma, 25 mesi in un van, lavorare è dura, tutti i giorni è pesante, soprattutto se con qualcuno che non conosci. Però a me piace il lato romantico, no, di questa cosa. Lei scende a fare colazione, Angela, sempre beautiful, incontra lui che lo conosceva perché aveva letto il suo libro. C'è sempre uno di quei com'è film che ti piacciono, Angela, a me, i romantici che finiscono bene, che bello. Oddio, ok, ok, sì, bella, bella storia. E tu romanticismo e zero proprio, sempre, niente, vabbè. Va bene ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video, vi abbiamo raccontato questa storia, pensavamo che fosse veramente interessante. Sì. E quindi ci piace ogni tanto portare queste storie sul canale, è molto molto interessante, soprattutto perché sono storie di gente che viaggia. Sì. E in modi completamente diversi anche. Sì, esatto. Quindi questo è molto bello. E la loro storia può anche essere utile magari a chi è giovane e vuole fare questo salto, no? Di provare ad andare a lavorare. Loro hanno lavorato sia in Australia che in Nuova Zelanda. In entrambi questi paesi, ma anche in Canada, c'è il Working Holiday Visa, che è fino a 35 anni, se non sbaglio, e può essere molto utile per qualcuno che vuole fare un'esperienza all'estero, fare un lavoro diverso, guadagnare qualche soldo, mettere da parte qualche soldo e poi viaggiare. Quindi è un buon modo, può essere utile appunto il loro racconto a chi vuole fare questa 35 esperienza. Anni non dappertutto, informatevi sì, prima sì, di... Sì, bene, noi ormai date siamo un'occhiata. Fuori, ragazzi. Siamo fuori. Per noi è andata, è finita sta cosa. Va bene ragazzi, alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale, un salutone ai nostri Patreon sì, e un abbraccione. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Ciao belle!